Finalmente arrivano i fondi per la scuola, 5,2 miliardi di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, uno stanziamento importante che il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi nel corso di una conferenza stampa ha illustrato, evidenziando anche la distribuzione di questi fondi. Lo stanziamento più importante interesserà infanzia e nido per un totale di 3 miliardi. Alle scuole innovative andranno 800 milioni. L'idea è quella di trasformazione degli spazi scolastici e di renderli flessibili e digitali. 700 milioni per mense e palestre. In questo modo si potrà estendere il tempo pieno scolastico e ampliare l'offerta formativa delle scuole che potranno andare incontro alle esigenze dei loro territori. Per la messa in sicurezza delle scuole, 500 milioni. La riqualificazione dell'edilizia scolastica ha il duplice obiettivo di ridurre i consumi energetici, di aumentare la sicurezza strutturale degli edifici. Bianchi, una grande opportunità per la scuola, bisogna investire soprattutto in persone. Per il ministro della pubblica amministrazione Brunetta, l'annuncio che sono stati pubblicati gli avvisi per il conferimento di 1000 incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per accompagnare le amministrazioni territoriali nelle semplificazioni indicate dal PNRR. Brunetta aggiunge che tutti gli interessati possono fin da oggi candidarsi con un semplice click. Gli avvisi sono consultabili sul portale della pubblica amministrazione.